Bene, buonasera ai nostri ascoltatori. Iniziamo una nuova puntata di Spazio Aperto e lo facciamo con un nuovo gradito ospite, un medico che lavora nella sanità pubblica, un medico chirurgo ospedaliero, di cui adesso faremo il nome e diremo anche le qualità di questo nostro graditissimo ospite. Prima di passare all'intervista, però, ridò la linea alla nostra regia per salutare il network. Prego, Ciao Ugo, buonasera al nostro ospite, buonasera a tutti quanti, ovviamente al condominio di Radio Science, come direbbe appunto il buon Science. Ti ringrazio per la parola e ne approfitto per fare la mia solita lista. Cioè, come ormai da diverso tempo si sa, la Radio Science si avvale della collaborazione di alcune web radio che sono appunto Radio Reno Web, Radio Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri, Radio Isso, Radio Valdichiana, Modena Noi Radio. Abbiamo in poi anche Radio Amber, Radio Anche e Radio Indie. Ci si può seguire alla nostra pagina Facebook di Radio Science, dove la chat è sempre aperta. E mi raccomando, io consiglio sempre di scriverci, come anche sul nostro sito, al link radioscience.it. La nostra web TV e le nostre web radio associate sono già attive e anche la chat è sempre attiva. Inoltre, ricordo che c'è sempre il nostro Media Center a disposizione al www.sciencemedia.it. Come login basta scrivere ospite, non c'è bisogno di password e si accede a tutto il mondo, per così dire, che fa parte Radio Science, quindi anche i format passati e presenti. Quindi, se qualcuno si dovesse essere perso qualche puntata, può andarla tranquillamente a recuperare anche da lì. Con questo è tutto, ti ripasso la linea, Ugo. bene, grazie, grazie Ugo, grazie al nostro regista. Ritorniamo al nostro ospite che è il dottor Franco Lavalle, medico ospedaliero presso il Policlinico di Bari, a cui rinnoviamo il saluto. Buonasera Franco, ciao. Salve, salve, buonasera a tutti. Bene, Franco Lavalle è segretario, correggimi se sbaglio, Franco, segretario dell'Universo Nazionale. Sanità, Sindacato Medico Ospedaliero, giusto? Sì. Ed è un medico chirurgo. L'altra volta abbiamo affrontato l'argomento sanità parlando della sanità del territorio, dottor Lavalle, e l'abbiamo fatto con un collega, anche lui responsabile sindacale, di un sindacato di medicina generale. Adesso invece, cerchiamo di capire quali sono, per quello che è possibile fare nel tempo a nostra disposizione, quali sono i problemi collegati alla sanità ospedaliera in generale. I nostri ospiti sicuramente saranno interessati, visto che la sanità non è sempre quella che ritroviamo quando andiamo al pronto soccorso e non è solo quella, o quando ci ricoveriamo, ma è ben altro. Dunque, dottor Lavalle, Franco, io ti chiamo Franco perché insomma è più facile, conosciamo da tanti anni. La sanità è sempre, diciamo, è sempre la stessa, secondo te, o ha subito dei cambiamenti? E se li ha subiti, sono cambiamenti in meglio o in peggio? Bene, allora ha una duplice risposta. È migliorata ed è peggiorata. È migliorata perché sono migliorate le tecnologie, quindi la qualità degli interventi sui pazienti. Non parlo solo di intervento chirurgico, parlo proprio di intervento, cioè del rapporto medico-paziente che è sicuramente migliorato con migliori conoscenze, con la tecnologia che avanza, quindi si dà sempre qualcosa in più ogni anno che passa all'ammalato, tant'è che lo vediamo con le sopravvivenze che rispetto agli anni precedenti, ai decenni precedenti, sono migliorate perché sono migliorate sempre di più le Certo. tecniche. Nell'ultimo periodo è peggiorata invece per quanto riguarda proprio il sistema sanità, nel senso che è diminuito il finanziamento per la sanità, c'è il blocco del turnover, quindi sono diminuiti i medici, i farmaci bisogna sempre centellinarli cercando di risparmiare al massimo sulla spesa sanitaria, gli stessi esami devono essere anch'essi misurati e fatti soltanto se sono ritenuti essenziali ed indispensabili, sempre per cercare di contenere la spesa, perché ormai la coperta è così corta che diventa veramente difficile riuscire
portare avanti un percorso senza dover rinunciare sempre a qualche cosa. Bene, Franco, ma questa, diciamo, questa ottima, diciamo, questo registro, questa tua valutazione, dai pazienti, diciamo, dalla parte di chi ha, diciamo, è utente, usufruisce del servizio sanitario, sembra che le cose vadano piuttosto maluccio, ma anzi direi più che sembra, le cose vanno maluccio. La sensazione è che l'ospedale sia diventato una specie di chimera da raggiungere. Quando la si può raggiungere, lo si fa in casi eccezionali, entrandovi attraverso ed esclusivamente il pronto soccorso. Non è solo nella nostra regione, ma anche a livello nazionale, l'accesso ospedaliero non è più, diciamo, gestito in linea territoriale, ma è esclusivamente di pertinenza della struttura ospedaliera. Naturalmente tu mi correggerai se sbaglio. Cioè, voglio dire, una stadiazione, un seguire un paziente che è sul territorio, magari avrebbe bisogno di fare alcune indagini o accertamenti per la malattia nel suo percorso, quindi magari servirebbe un ricovero, diventa un po' difficile perché la gestione del ricovero viene affidata ai nostri colleghi di reparto. Questa, diciamo, presa di posizione, perché è una presa di posizione ben chiara, favorisce un po' la cura di questi pazienti, favorisce il sistema sanitario o lo rende ancora più difficilmente raggiungibile? Allora, Ugo, cerchiamo di chiarire un attimino bene il percorso. Allora, molto spesso si accede all'ospedale attraverso il pronto soccorso anche quando non c'è necessità. Quindi l'intasamento del pronto soccorso è sicuramente un grosso problema per quanto riguarda la sanità. Ma questo perché? Perché non si è sviluppato in maniera adeguata il territorio, siamo ancora una struttura ospedalocentrica, per cui alcune patologie che potrebbero essere ben trattate sul territorio, non essendo diciamo strutturato in maniera adeguata, va ad incidere sull'ospedale. Questo che cosa comporta? Comporta l'occupazione di posti letto che dovrebbero essere riservati esclusivamente agli acuti, perché essenzialmente l'ospedale dovrebbe essere riservato agli acuti, mentre invece abbiamo persone lungodegenti, perché purtroppo non ci sono sufficienti strutture di lungodegenza per gli ammalati cronici, e quindi diventa difficoltoso a volte proprio l'accesso al ricovero in ospedale, perché i posti letto sono occupati. Si tenga anche presente che le varie strutture vengono chiuse sempre per un discorso di spese, c'è una chiusura di ospedali perché diminuendo chiaramente il numero degli stabilimenti, quindi l'ospedale da dover governare come spesa sanitaria, sicuramente si opera un risparmio, ma questo porta chiaramente a una diminuzione dei posti letto. Per esempio la nostra regione c'è 2,7 posti letto per 1000 abitanti, quando la media nazionale è 3, e ci sono regioni molto più accorsate della nostra che hanno sicuramente più di 3,0 posti letto per 1000 abitanti, quindi la gente trova difficoltà a potersi ricoverare. La gestione dell'interno dei reparti, come tu dici, è veramente residuale adesso, perché molto lo si ha attraverso il pronto soccorso, che va ad occupare i posti letto, per cui l'intervento di elezione, il ricovero di elezione, non sempre è facile poterlo ottenere in tempi brevi, ed è questo che porta poi a quell'allungamento delle liste d'attesa e alla mobilità passiva, cioè ammalati di alcune regioni che si portano in altre regioni per poter essere sottoposti in tempi più rapidi all'intervento chirurgico, e peggiorando logicamente la spesa di quelle regioni che sono sicuramente quelle a più sofferenza dal punto di vista sanitario, cioè si tratta essenzialmente di regioni sottoposte a piano di rientro, cioè al recupero di eccesso di spesa
per poter fare fronte all'eccesso di spese degli anni precedenti. Ma scusa Franco, insomma, fammi capire una cosa. La nostra regione era una di quelle, non so se lo è tuttora, una di quelle che era nel piano di rientro. Sì, no, ora non più. Ora siamo non siamo più. Abbiamo versato tante lacrime e sangue che siamo usciti da questo, da questo piano di rientro da quest'anno. Benissimo. Cioè non siamo più vigilate speciali, ma riusciamo a respirare meglio, cioè riusciamo c'era anche ad avere un po' di stabilità che riguardava, va bene, adesso siamo diciamo fuori da questa situazione, ma sì, stiamo iniziando ad uscire, cioè non siamo completamente proprio liberi, siamo stati vigilati speciali fino a qualche settimana fa, quindi ancora diciamo non stiamo respirando l'aria dello scarcerato, così. Perfetto, ma allora la domanda che ti voglio fare è questa, che credo i nostri ascoltatori vogliono sentirsi fare o sentirsi dire, sì. E cioè il numero di posti di letto per 1000 abitanti è 2,7 e non ho motivo di credere che non sia così, sei un rappresentante sindacale nazionale, hai notizie molto precise. Io avevo la notizia che i posti letto erano 3,4, poi sarebbero scesi. Magari. Benissimo. Magari. Allora. Ma diciamo che nella gestione precedente, diciamo così, ecco, focalizziamo un attimo un discorso su, sì, purtroppo l'aspetto politico che non può mancare in questa. C'è stata una, diciamo così, eccesso di spesa. Un eccesso di spesa che non hanno sicuramente fatto i medici, e non hanno sicuramente fatto gli utenti, chiamiamoli così, i nostri pazienti. È un eccesso di spesa che sicuramente va individuato in magari in fatti amministrativi, magari mi viene così in mente la prima cosa che mi capita, per esempio potrebbe essere un eccesso di consulenze, oppure il fatto che la parte amministrativa è preponderante rispetto a quella sanitaria, potrebbe anche essere questo. Ripeto, un eccesso di spesa che non può essere addebitato né ai medici e neppure ai pazienti. Ma con queste diciamo, caratteristiche economiche che ci siamo dati, con questo target, ci sono delle regioni in Italia che riescono ad offrire una sanità forse molto migliore della nostra. Noi siamo soccombenti, come tu dicevi bene prima, rispetto ad altre che hanno un budget non differente dal nostro. Se non è così mi correggi, ma se è così, allora, perché avviene? Allora, ascolta, il problema è, diciamo, a monte. Nella ripartizione del fondo sanitario, le regioni meridionali ricevono di meno a parità di abitante rispetto ad altre del nord, perché nella suddivisione del fondo si era tenuto conto delle cronicità, degli ammalati cronici. Siccome i cronici erano percentualmente di più al nord, allora si decise, quando ci fu la ripartizione tra i 21 sistemi sanitari regionali, di dare di più a quelle regioni che tenevano più cronici. Se non che quelle regioni sono riuscite, forse per una migliore gestione, perché erano più soldi, a costruire modelli sanitari meglio funzionanti, a creare strutture più all'avanguardia, ad investire su macchinari, e quindi sono andati avanti con questo modo di agire, per cui gli abitanti di alcune regioni si trovano meglio gestiti ad avere un miglior trattamento dal punto di vista sanitario, ma non sulla qualità dell'intervento da parte del medico, perché il medico comunque da tutte le parti dà il meglio che può dare, ma è proprio un insieme, il comfort, le attrezzature, le cose, per cui l'assistenza al nord è sicuramente migliore che al sud. Allora, da qualche anno stiamo facendo qui al Meridione una battaglia perché si ripristini un attimino, tra virgolette, una legalità a parità di abitanti, perché quello che non si è mai tenuto conto è che nel Meridione la gente è più povera,
La gente, ci sono più disoccupati, la gente lavora di meno. Al di là di quello che si vuole dire, che si pensa che la gente qua non vuole lavorare, che vogliono essere assistite, però in generale, se vogliamo proprio fare un discorso, di onestà morale, la gente è più povera. Allora, dove c'è maggiore povertà, ci sono sicuramente maggiori malattie. Noi lo abbiamo visto con l'esempio della Grecia. La Grecia, quando ha avuto la difficoltà alcuni anni fa, che era a rischio default, e quindi hanno fatto veramente Lo è tuttora, Franco, è una ad campagna agosto. lacrime, è aumentata la mortalità infantile, è aumentata la mortalità delle persone, la vita media è diminuita, come sta diminuendo anche adesso nel meridione d'Italia. Siamo 2 anni, abbiamo perso 2 anni di vita media rispetto a quello che avevamo fino a qualche anno fa, fino a 4-5 anni fa, quando la situazione era migliore. Quindi tutto questo deve essere messo sul piatto della bilancia nel momento in cui si fanno tutti i tipi di ragionamento. Benissimo, sul piatto della bilancia ed è una valutazione molto attenta, ma se ritorniamo alla politica, come mai non viene destinato? Diciamo che il finanziamento lineare non è un finanziamento razionale. Se abbiamo un numero di pazienti che sono preponderanti rispetto ad altri, mi riferisco ai cronici, dovrebbe essere quindi stabilita una linea di aiuto, una linea di intervento che preveda fra alcuni anni o fra molti anni, che ci sarà una maggiore esigenza di tutela e di aiuto per una popolazione che sta invecchiando. Quindi, diciamo, un aiuto lineare che preveda la costruzione di ospedali dove si possa avere cliniche, dove ci sono cliniche ostetriche, non ha significato in un territorio dove aumentano le persone anziane. Andrebbe privilegiata quindi una erogazione di fondi per migliorare l'assistenza agli anziani, e questo spetta alla politica. Così come spetta alla politica, e perdonami Franco, ti rubo ancora un secondo, così come spetta alla politica anche stabilire che si possa sottrarre, come tu dicevi prima molto bene, da questa coperta corta una parte di soldi che vengono erogati magari ad enti inutili per dare una assistenza sanitaria che sia più efficiente. E torno alla domanda. Il sistema sanitario nel nostro paese è un sistema che, a differenza di quello territoriale, dove c'è un'assistenza sanitaria per forza di cose incrementale, cioè noi abbiamo bisogno di vedere i nostri pazienti e seguirli passo passo per vedere come vanno le terapie, l'ospedale che dovrebbe essere un ospedale, e che dovrebbe essere un ospedale di eccellenza, correggimi, terzo livello, ha, diciamo, ridimensionato la sua immagine in un pronto soccorso dove tutti vi accedono ed in un reparto dove pochi vi entrano perché lo stabiliscono i medici. Questo ospedale non può essere definito ospedale di eccellenza, non è un ospedale di eccellenza. Un ospedale che funziona da grande pronto soccorso non lo è. Allora, perché non si stabilisce di erogare maggiori fondi sottraendoli ad altri enti inutili per dare un'assistenza sanitaria che non preveda le liste di attesa? Allora, Ugo, la risposta è insita in quello che ti ho detto prima, cioè esiste un fondo sanitario nazionale che viene ripartito tra tutte le 21 regioni, cioè in base a quei criteri che ti ho detto prima. Questi sono i soldi che spettano alla Puglia, questi sono i soldi che spettano alla Campania, e da quei soldi bisogna fare funzionare la sanità, cioè non esistono altre strutture dalle quali andare a recuperare soldi, perché quelli sono i soldi che ti danno per fare funzionare quelle cose. Ognuno ha una finalità. I soldi che vengono dati alla Puglia, al Meridione in generale, sono pochi. Che poi ci siano stati anche degli episodi di cattiva gestione da parte di alcuni amministratori, ha sicuramente peggiorato il problema. Ma ora, con i piani di rientro, vuoi o non vuoi, cioè devi cercare di fare funzionare la sanità, perché altrimenti non riesci ad avere fondi a sufficienza per poterla fare andare avanti. Il problema grosso è che questi fondi quasi sempre non bastano, e Ma quindi c'è il blocco delle assunzioni, quindi gli ospedali sono in affanno. Ma ti ribadisco, i ricoveri sono essenzialmente attraverso il pronto soccorso che vanno ad intasare
i reparti, vedesi per esempio il periodo appena trascorso e che comunque non è ancora finito con le influenze, in cui i reparti medici e non solo i reparti medici sono stati riempiti da persone con le influenze, per cui altre patologie non si sono potute trattare in maniera adeguata, non hanno avuto possibilità di ricovero, perché i reparti erano pieni da gente influenzata. Il problema reale è che si sta operando un grosso intervento di taglio sui posti letto per contenere la spesa. Per cui, se, a mio avviso, i posti letto che ora ci sono in circolazione sono meno rispetto a quello che statisticamente è la necessità delle singole regioni, specialmente dell'Italia meridionale. Per cui stanno incrementando così le strutture private, proprio per fare fronte a questa carenza di posti letto, a questa carenza di possibilità di ricovero, alle lunghe liste di attesa, c'è tutta una serie di situazioni che sono determinate soltanto dalla scarsità dei fondi che vengono messi sul piatto della bilancia per la sanità pubblica. Beh, questa storia della scarsità, io diciamo, l'ho vissuta in prima persona, tu sai che io ho diciamo, visto e vissuto alcune esperienze all'interno del Policlinico quando veniva detto che il personale era poco e quindi si offriva tempo addietro un'assistenza sanitaria diciamo, ridotta perché il personale in realtà mi accorsi che non era così. C'era allora un politico, un presidente di ospedale che si prese una denuncia perché disse che il personale era imboscato. In realtà facemmo un'operazione proprio per vedere se il personale, ti posso garantire, perché l'ho registrato personalmente questo dato, che in realtà c'era un sacco di gente che non sapeva nemmeno quale fosse il suo posto di lavoro. Ma se è vero che c'è stata, non so se c'è tuttora, un utilizzo di queste strutture per far politica, perché tanto il personale viene assunto non perché debba offrire un servizio, ma molte volte viene fatto perché deve votare o deve esprimere il proprio voto in un certo senso, è anche vero che ci sono delle iniziative che potrebbero essere intraprese, ma non lo fa, non avviene. E certo la domanda la faccio a te, ma so benissimo che non è rivolta a te, ma dovrebbe essere fatta a un politico. Poi magari la prossima volta spero di avere ospite un medico, un nostro collega che si interessa di medicina specialistica del territorio, così possiamo chiedergli. Perché, e questa domanda la faccio a te Franco, perché le apparecchiature, soprattutto quelle sul territorio, quelle che servono per fare le diagnosi, quelle che costano un sacco di soldi, quelle dove la gente si rivolge magari pagando 2 o 3 volte la sanità, non vengono messe in funzione anche durante la notte o durante i giorni festivi? Le liste d'attesa perché non vengono sfoltite in questo modo? Ti faccio presente che questa domanda l'ho fatta anche a diversi politici con cui ho avuto modo di incontrarmi. Ma le risposte non sono state per nulla chiare, eppure è un problema che potrebbe essere risolto senza nessun aumento di spesa. Ugo, la risposta la do io, e ti do una risposta chiara, perché non c'è abbastanza personale, non c'è personale sufficiente per fare funzionare le apparecchiature 24 ore su 24, perché non è che un medico o un qualunque o un tecnico, una cosa, può rimanere in servizio 24 ore per 365 giorni. Ognuno ha Assumiamoli, un. allora scusami, assumiamoli. Allora io che ti sto dicendo, il problema delle liste d'attesa, io lo vado dicendo da anni, specialmente in Puglia, il problema delle liste d'attesa è legato alle assunzioni. E ti faccio un discorso semplicissimo che può capire qualunque utente di qualunque estrazione. Se noi abbiamo 50 persone in fila davanti a uno sportello, l'ultimo arriverà allo sportello dopo 6 ore, 12 ore e tutto quanto. Ma se noi abbiamo 10 sportelli, le persone davanti a ogni sportello saranno 5. Quindi che cosa voglio dire? Che se noi assumiamo più medici, le persone che saranno soddisfatte delle loro esigenze saranno sempre di meno a carico di ogni medico. Quindi le liste si sfoltiranno presto. Quindi la lista di attesa c'è perché ci sono pochi medici, perché se ci sono 3-4 medici in un reparto e questi devono fare l'intervento
in sala operatoria, devono fare la visita, devono fare la guardia, devono fare la reperibilità, devono fare l'ambulatorio, devono fare la malattia, devono fare le ferie. È logico, con gli ospedali che si stanno chiudendo, con gli ambulatori che si stanno riducendo perché non c'è personale, è chiaro che si allungano le liste di attesa. La risposta è però sì. Le liste di attesa. Quindi non è un fatto di fare funzionare 24 ore, perché io ti assicuro che ci sono colleghi che vanno anche contro quella che è la normativa, che dice che bisogna riposare 11 ore e 50, che dopo il turno di notte si fermano in servizio per poter continuare a lavorare la mattina. Lo fai anche altrimenti... tu, l'abbiamo fatto tutti, l'ho fatto anch'io questo. Siamo rimasti appunto, ma è contro legge, perché se ti capita un infortunio l'assicurazione potrebbe anche non pagarti, perché l'assicurazione dice tu il tuo turno di lavoro era questo, tu non puoi rimanere di più perché sei stanco e fai più facilmente gli errori. Lo capisci qual è il discorso? Eppure la gente rischia sulla propria pelle, il medico rischia sulla propria pelle, e questo la gente non lo sa. Lo so, io so che tu lo fai, quindi ce lo siamo e non detti. Solo io, sono tanti quelli che l'ho fatto anch'io, l'ho fatto anch'io, tu lo sai. Allora, però facciamoci un altro discorso. Noi abbiamo allora una sanità pubblica che è, diciamo, è claudicante perché manca il personale. Però abbiamo una sanità convenzionata, perdonami Franco, una sanità convenzionata e una sanità privata che è al contrario è molto florida. Allora, siccome la sanità convenzionata, quella esterna, ha delle autorizzazioni che vengono fornite dalla parte politica, com'è possibile che molte volte anche nella sanità esterna, e non la domanda che faccio a te, ma naturalmente tu non c'entri nulla, ma la faremo, spero di farla a chi di competenza, come mai la sanità esterna non riesce a sopperire alle esigenze, alle carenze organizzative di una sanità pubblica che fa acqua, consentimi, da tutte le parti? Senti, non riesce a sopperire perché la sanità privata ha un tetto di spesa che oltre quella determinata spesa non può andare, cioè non può esigere più di un determinato numero quantitativo di euro dal sistema sanitario pubblico, perché altrimenti è il privato che lo smantellerebbe subito il pubblico, cioè levandogli tutti i soldi. Quindi loro possono agire fino a questa cifra e quindi loro incrementano, fanno tutta la loro attività affinché arrivano a quella cifra per poter fare le cose. Poi si devono fermare perché non è che possono avere loro, perché chiaramente il pubblico può assumere chi vuole, il privato può assumere chi vuole, chi lo controlla il privato? Ha una gestione privata da questo punto di vista, vuole 100 medici ne prende 100, vuole un medico che deve lavorare 365 giorni senza mai andare a casa, ci lavora, loro hanno una diversa modalità di intervento sul loro personale. Ho fatto, diciamo, degli esempi così un po' forti, però per far capire che la sanità pubblica deve seguire determinate regole, per cui se non ci sono i soldi per assumere non assumono, il privato può creare una struttura, può comprare le migliori apparecchiature. Abbiamo visto per esempio anche adesso comprato in Puglia il Gamma Knife, che è quel sistema, quell'apparecchiatura radiologica di precisione per le neoplasie, per i tumori, il cervello e roba varia. Cioè, voglio dire, quando uno investe, mette dei soldi, chiaramente poi ha bisogno di rientrare di quelle spese e quindi il privato si propone, fa quello che può fino al tetto di spesa. Infatti c'è, a parte i 108 miliardi che sono stati dati quest'anno per la sanità nazionale, ci sono altri miliardi di cui abbiamo parlato la volta scorsa col collega Sportelli, che i cittadini italiani, le nostre famiglie, tirano fuori ogni volta per far fronte alle esigenze collegate all'assistenza sanitaria, insomma. A parte i tanti milioni che non ce la fanno di cittadini a farsi assistere, ci sono quelli che potendolo fare tirano fuori un bel po' di quattrini per recuperare, per fare degli accertamenti che ormai se non vuoi aspettare devi eseguire, diciamo pagando. Tu che se non puoi, se non puoi.
Se non vuoi, se non puoi, oppure non li fai proprio e quindi insomma ti lasci andare e questo aumenta di più le spese perché poi magari questi pazienti ce li ritroviamo nei nostri studi ospedalieri e costano sicuramente tantissimo perché sono pieni di problemi che Cioè, vanno recuperati. prevenire sicuramente è importante la prevenzione, Ecco, spendere un infatti, sacco di soldi poi nella spesa sanitaria. Ecco giusto per perché fare. il discorso dei cronici, cioè se noi evitiamo che la gente diventa un cronico, quindi se si investe su questa cosa, quindi diciamo sulla medicina potenziativa, si potenziano le capacità di ogni persona. Sicuramente, poi la persona costa di meno perché un cronico costa, perché sono sempre le Certo. stesse cose che vengono perpetuate nel tempo. Riguardo a quello che tu dicevi prima, la spesa out of pocket è di 37,3 miliardi dal rapporto Sì, più o Censis meno sì, 46. 2016 Sì. e le persone che almeno per una volta hanno rinunciato ad una prestazione sanitaria sono 12,2 milioni. Cioè, Ecco, non sono sono poche, cioè, addirittura 60 pensato. milioni vuol dire che un quinto di persone rinuncia anche a curarsi. Ci sono alcuni che veramente non sicuro, che non hanno manco i soldi per pagare il ticket per comprarsi le medicine, a fronte di una spesa sanitaria privata che è di 580 euro a persone. Cioè, A persona, sì. Questa spesa alla fine ripartita dalle persone di 580 euro, cioè 580 euro a persona che viene pagato ogni anno per fare gli esami. Eppure tieni presente che la spesa sanitaria pubblica, cioè quello che costa la sanità pubblica in Italia, è minore di quello che costa nelle altre nazioni. E infatti in base al PIL, no? In Italia è il 6,8% del PIL. Mentre per esempio in Francia è Sì, l'8,6%, in anche Germania. Germania è il 9%, cioè Sì. voglio dire, le nazioni ricche spendono di più in sanità, eppure nonostante tutto noi abbiamo il miglior sistema sanitario al mondo, cioè siamo quelli che trattiamo la Funzionasse. gente, che li curiamo molto molto meglio, Eppure. con poche risorse, proprio veramente con i fighi secchi facciamo le nozze qui in Italia. E Ecco, però. questo lo guarda, questo è dovuto a tutto il personale sanitario, cominciando dai medici, per Sacrifici, sì, continuare per tutti gli sono, operatori. certo. Eppure ci sono, come ecco, insomma, una pelle di leopardo nella nostra nazione, ci sono delle regioni che sono insomma un po' all'avanguardia, sono molto meglio delle altre, tant'è che Questo dicevamo credo. prima, le nostre sono quelle soccombenti e c'è un flusso migratorio che non è solo sanitario, verso queste regioni, nei confronti delle quali, quindi doppiamente penalizzati, poi siamo costretti anche a pagare, delle somme relative ai ricoveri presso i loro ospedali. Ci sono delle regioni come adesso l'Emilia-Romagna, come il Piemonte, correggimi Franco se sbaglio, No, la no, no, io qui Lombardia, sì. verso le quali insomma, molti dei nostri migrano. Eppure, anche se loro hanno un po' di più diciamo, rispetto a noi, anzi rispetto alla somma che è destinata, come dicevi prima, alle regioni nostre meridionali, riescono comunque a offrire una sanità di livello, insomma, sicuramente migliore. E come te lo spieghi? Allora, Ugo, senti, ne ho parlato prima, poi tra l'altro, mi pare di aver sentito all'inizio della presentazione che molte radio sono dell'Emilia-Romagna. Esatto. Allora, io parlo proprio delle, voglio parlare proprio dell'Emilia-Romagna, il rapporto tra Emilia-Romagna e Puglia. L'Emilia-Romagna prende più soldi della Puglia, pur avendo più o meno gli stessi abitanti, perché è per quel discorso di prima, no? Perché ci sono più anziani e quindi prendono di più della nostra regione. E quindi loro hanno saputo capitalizzare meglio questi maggiori introiti attraverso un miglior funzionamento delle strutture. Tra l'altro il tasso di posti letto nell'Emilia Romagna è superiore a 3 rispetto ai nostri 2,7, quindi vuol dire che hanno più ospedali, quindi hanno più capacità attrattiva, hanno miglior funzionamento, cioè più macchine all'avanguardia, quindi hanno investito molto sui macchinari. E quindi già questo li fa partire in una fase di vantaggio. Se poi si considera che c'è della mobilità passiva che
che dalla Puglia va in Emilia-Romagna, ci sono quasi altri 200 milioni di euro che l'Emilia-Romagna prende dalla Puglia per quanto riguarda la cosiddetta mobilità passiva. Quindi la Puglia non solo prende di meno soldi nella ripartizione del fondo, ma si impoverisce ancora di più perché va a levare dei soldi per darli all'Emilia-Romagna, che diventa ancora più ricca da questo punto di vista. Questo senza togliere nulla alla capacità dei medici dell'Emilia-Romagna, del personale, della capacità attrattiva, ma questo per fare capire un problema. Cioè noi già prendiamo di meno, in più poi andiamo a dare parte di questi soldi alle regioni più ricche, che possono offrire una migliore attrattiva sanitaria per questi pazienti, perché riescono a fare prima gli interventi, perché diciamo nell'immaginario nostro al nord la sanità funziona molto meglio, cioè tutta una serie di cose che chiaramente rendono ancora più povera la Puglia e il meridione in generale. Insomma, tutto il problema è collegato all'aspetto economico e alla scarsità di personale. Sicuramente, la sanità ormai non è più gestita dal Ministero della Sanità, ma è gestita dal MEF. È gestita dal Ministero dell'Economia e Finanza. Cioè, le cose si fanno, vedi per esempio anche il contratto dei medici. Il contratto dei medici che è bloccato da 9 anni, e non solo, ma anche di tutto il settore sanitario, anche dagli altri, però mentre gli altri in qualche modo hanno chiuso i contratti, per i medici il primo domani ci sarà un incontro preliminare per iniziare a discutere di contratti. Contratto bloccato da 9 anni, sono 9 anni che noi non abbiamo un briciolo di una lira, nonostante le assicurazioni aumentino, cioè tutto il costo della vita aumenta, cioè per noi è tutto rimasto fermo dal punto di vista economico, però tu ti devi andare ad aggiornare, l'aggiornamento costa, ti devi fare l'assicurazione, le assicurazioni costano e costano sempre di più, specialmente perché adesso è aumentato il contenzioso con i pazienti, quindi chiaramente le cifre sono diventate esorbitanti, ci sono assicurazioni che si vengono a costare anche 30-40 mila euro l'anno, cioè non è poca cosa, tu vai a levare dallo stipendio di un medico 30 mila euro, 40 mila euro. E questo sicuramente insomma è una situazione diciamo non facile, soprattutto quando viene descritta da te, che sei un medico che conosco molto bene, che sei un medico che lavora diciamo in maniera indefessa, come si dice, no? senza mai mai rinunciare a nulla. Però Franco, consentimi di ritornare un attimo sulla organizzazione. Nella nostra radio non abbiamo mai invitato un politico, credo che la politica con la sanità non dovrebbe proprio centrarci, in realtà hai detto bene prima, siamo gestiti dall'economia e dalla politica, però cerchiamo di fare un discorso fra persone, fra medici e quindi con l'aiuto dei nostri ascoltatori, quindi dei nostri pazienti, ma se fosse più razionalizzato il discorso sanità, mi spiego meglio, l'ospedale deve essere ospedale, il territorio deve fare destinato territorio. Agli acuti. Bene. Allora facciamo in modo che i nostri ospedali abbiano una loro veste ospedaliera, in alcuni casi separatamente abbiano la veste universitaria e magari si liberino delle indagini di diagnostiche ma anche di accertamenti eccetera, che dovrebbero essere tutti quanti dati al territorio. Se gli ospedali rinunciassero a queste ulteriori incombenze, pensi che avrebbero più spazio, più tempo, perché Ugo, l'attività esterna è la partenza secondo me che non va bene. Cioè non è che se gli ospedali rinunciassero, gli ospedali rinuncerebbero volentieri a questa cosa. Il problema è che il territorio non è pronto, non ci sono gli investimenti sul territorio per poter dare delle risposte alle persone, cioè le persone non riescono a risolvere le loro necessità sul territorio perché il territorio non è adeguatamente attrezzato e quindi sono costrette a tornare di nuovo a rivolgersi all'ospedale, che rimane intasato
diciamo, ma da patologia non urgente, non urgente. Perché faccio un Infatti. esempio banale: se il medico di medicina generale potesse fare l'elettrocardiogramma collegato online con la tecnologia, cioè con la Ma lo faccia, telecardiologia, ed lo faccia. avere le risposte, cioè perché poi deve andare uno si fa l'elettrocardiogramma nello studio del proprio medico ed ha la Lo diagnosi faccia. attraverso un cardiologo che visiona l'elettrocardiogramma in remoto e dà la risposta. Questo accorcerebbe molto di più, molto per esempio le famose liste di attesa per quanto riguarda l'elettrocardiogramma o per quanto riguarda ecografie. Ci sono medici che fanno la medicina generale, ma sono specialisti, come lo sei tu, specialista, quindi possono fare, per quanto riguarda le loro patologie, possono anche fare attività specialistica, invece no, devono Noi andare in siamo ospedale a fare, cioè non sono arrivati, molto. Franco, noi siamo arrivati, i nostri ascoltatori che ci hanno seguito la settimana scorsa, siamo giunti ad una intesa con il collega del territorio Sportelli che abbiamo intervistato l'altra settimana. E cioè, come dici tu giustamente, se il territorio riesce a fornire risposte all'utenza sanitaria, tutte le risposte, e se lo facesse in maniera compiuta, gli ospedali sarebbero meno intasati. Quindi ritorniamo a fare questa proposta, cioè le strutture sul territorio dovrebbero essere fornite, parlo di quelle Esatto. affidate ai medici del territorio, quindi medici di medicina generale, medici specialisti delle ASL, medici convenzionati esterni. Se tutti quanti si avessero organizzati, e qui rientra naturalmente la parte politica, se tutti quanti venissero organizzati in una struttura all'interno della quale accede il paziente privo di diagnosi e ne esce con una diagnosi, significa che in queste strutture non soltanto ci deve essere l'apparecchio elettrocardiografico collegato online che tutti noi abbiamo sicuramente, ma ci deve essere anche l'apparecchiatura radiologica, l'apparecchiatura TAC, l'apparecchiatura della risonanza magnetica, un laboratorio d'analisi, tanto da sgravare, togliere gli impegni successivi alle strutture del territorio impegnate, quelle ospedaliere impegnate in compiti sicuramente ben più difficili. E quindi sarebbe opportuno, sarebbe molto meglio per il paziente entrare in queste strutture e senza fare lunghe peregrinazioni operare tutto all'interno di queste Non strutture. Questa c'è era la soluzione che noi dubbio abbiamo. che fare tutto, diciamo, sul territorio, senza doversi ricoverare, senza essere legati all'affetto dei familiari, senza dover sottoporre gli stessi familiari a volte ad estenuanti percorsi per poter andare a visitare i cioè, sicuramente, ma siamo d'accordo, ma questa è una questione di programmazione sanitaria da parte della politica, cioè, non è che Ecco, può decidere i medici su questo. Cioè, il così come medico non. Franco, sarebbe, scusami, noi la vediamo tu da un lato, noi dall'altro, i pazienti dall'altro, sarebbe praticamente, secondo me, molto utile organizzare gli interventi operatori, tu poi sei maestro, mi correggi, affidando il paziente a tutte le professionalità che deve incontrare prima di un intervento. E mettere tutti insieme senza mandarla a destra e a sinistra. Io devo operare un paziente, quel giorno vieni, c'è l'anestesista, c'è il chirurgo, c'è l'internista, c'è il medico di medicina generale, c'è l'infermiere, ci sono tutti. In quel momento si fa l'unica seduta e tu domani, dopodomani ti operi. Ecco, questo Guarda, tu hai citato sarebbe anche. il policlinico, no? Che è la realtà che conosco meglio perché cosa? Al policlinico stiamo facendo, perché tra l'altro io mi occupo anche della qualità al policlinico, stiamo facendo i percorsi diagnostici, terapeutici, assistenziali, classici PDTA, attraverso il quale il paziente prende e con una patologia entra, viene preso per mano e fa tutto il percorso fino alla fine, cioè non viene lasciato nulla all'improvvisazione, c'è il discorso della breast unit, c'è cose per il sistema delle vaccinazioni, cioè tutte le cose che il paziente deve fare vengono ad essere programmate in maniera ordinata, cioè in maniera tale, come dicevi tu, che ci sia un team multidisciplinare che prende in carico il paziente e lo gestisce e lo prende alla porta e lo riaccompagna alla porta sperando guarito.
Ecco, però ecco, fammi aggiungere, Franco, questa cosa, che se il territorio, speriamo che abbia, di avere politici sempre più illuminati, insomma, con un po' di lampadine in più, magari ci dividiamo le spese Enel, tanto ce l'hanno già divise, e quindi avendo politici illuminati, ben luccicanti, questi ci diano la possibilità di organizzarci in questo modo. Naturalmente deve essere sottratta, io credo che ne valga la pena farlo, sottrarre l'impegno diciamo, delle strutture ospedaliere verso l'utenza esterna. Io credo che alcune attività dovrebbero essere esclusivamente affidate al territorio. Non possiamo impegnare un'apparecchiatura TAC o PET del policlinico per fare esami ai pazienti esterni. Non possiamo impegnare studi di radiologia o studi di laboratori di analisi, eccetera, per affidare, per soddisfare le esigenze di un'utenza esterna. L'ospedale deve fare soltanto l'ospedale, tutto l'ospedale. Diciamo Dimmi le stesse se... cose. Diciamo le Perfetto. stesse cose. L'unica Perfetto. difficoltà a fare questo è che il territorio non è adeguatamente attrezzato, per cui l'ospedale deve continuare ancora a vicariare il territorio, perché altrimenti questi pazienti non saprebbero dove andare a fare queste cose che dici tu, la diagnostica strumentale, gli esami di laboratorio, le visite specialistiche, perché non ce ne sono a sufficienza, perché non viene assunto personale, perché non vengono preparate adeguatamente le strutture e quindi l'ospedale è costretto a vicariare il coso. E sarebbe la cosa migliore che l'ospedale facesse l'ospedale, che pensasse soltanto a trattare gli ammalati ricoverati, a fare i ricoveri per acuti. A questo deve servire l'ospedale. Ecco, E però anche che Franco. ci siano le strutture per i cronici, che ci siano le strutture per i lungodegenti, così deve funzionare, dovrebbe funzionare la sanità. Purtroppo è così corta la coperta e ora che ci stiamo rendendo conto del problema, i soldi sono così pochi che non si riesce proprio a distribuirli. Allora si preferisce, secondo me, in maniera errata, mantenere quello che c'è, cercando di centellinare i soldi un po' a te, un po' a te, un po' a te, vedi quello che puoi fare, vedi quello che puoi fare, e nel frattempo il privato fuori continua a lavorare, piano piano, non facendo le assunzioni, cioè con la gente che va in pensione, tieni presente che nel 2023 saranno in pensione il 40% della forza lavoro attuale degli ospedalieri, e che sarà più del 50% nel 2028. Praticamente il sistema sanitario nazionale si sta esaurendo, cioè si andrà a finire veramente soltanto alla gestione privata, perché ormai se tu consideri che il giovane medico dell'ospedale è ormai quello di 50 anni, di 55 anni, cioè non ci sono neanche i ragazzi a cui insegnare più, i ragazzi, dico i giovani colleghi, a cui Certo. insegnare il mestiere, cioè non ci stanno proprio, perché nel momento in cui non ci sono le assunzioni, è chiaro che c'è una classe medica che invecchia sempre di più, cioè ormai stiamo arrivando tutti quanti alla soglia della pensione, nel momento in cui siamo tutti pensionati, come funziona l'ospedale? Con chi? Con E ci chi vorrebbe una funziona programmazione, ma l'ospedale? parlavamo Se prima non di si fanno le illuminazione. assunzioni, con chi funziona l'ospedale? E con gente che dovrebbe avere, ripeto, un po' di illuminazione, speriamo che si illumini, un po' di erogazione. Però, Franco, ecco, Non so questa se una, chiacchierata. se, se si deve illuminare o c'è una volontà a Ecco, rendere sempre più difficoltosa ci l'attività del sistema pubblico. siamo capiti. Ma infatti io, al di là di questa chiacchierata, che insomma è stata naturalmente come sempre, con te le chiacchierate sono sempre belle, tranquille, però ecco, mi devi consentire una piccola nota di cattiveria. Esiste sicuramente una deviazione, un dirottamento verso l'attività convenzionata, che è convenzionata, diciamo, attraverso la parte amministrativa, che è la gamba della politica, no? Diciamo un po' di cose chiare. La parte convenzionata è quella che viene gestita, ma ancora di più, dalla politica. Esiste comunque anche un aumento dell'attività cosiddetta intramegna. Noi abbiamo avuto una politica che allora decise di fare attività intramegna, che doveva essere svolta esclusivamente all'interno delle strutture La ospedaliere, libera però adesso, professione del futuro. ecco sì, però ecco, una piccola cattiveria, dicevo prima, è quella che si riscontra
vedendo molta gente dirottata verso attività intramegna e le cui tariffe sono ben messe in mostra all'interno delle nostre strutture sanitarie. Dobbiamo avere l'umiltà di dirlo. Però non abbiamo ben in mostra i tempi di esecuzione e il numero delle visite che vengono fatte in maniera ordinaria. E questo è grave. Così come dovrebbe No, essere aspetta, messa. no, No, Ugo, non Franco, ti fammi seguo in finire, questo percorso, perdonami. no, non ti seguo in questo percorso, Le liste perché di stai attesa. dicendo una cosa che secondo me non so se è Correggimi, stato prego, informato prego. bene, Prego, cioè la libera professione intramedia viene fatta attraverso il passaggio dell'azienda, cioè il medico non percepisce denaro in maniera diretta, cioè i soldi li prende l'azienda e poi li mette dopo un mese, 2 mesi, a so seconda molto di in bene. busta paga So molto bene. con la sua decurtazione, quindi il volume di attività si conosce perché passa attraverso l'azienda. Sì. Cioè il medico non prende soldi, cioè se tu No, no, ma vieni non sto a dicendo visita che. Franco, privata da me, devi essere prima andato a non sto fare la dicendo. prenotazione in azienda Ma ci e mancherebbe. pagare in azienda, cioè tu a me non dai soldi, No, a no, no. prescindere dal fatto che io non faccio l'attività, come tu sai, io Sì, no, ma non sono dicevo proprio. questo. Volevo dire, forse mi sono espresso male. Volevo dire, a fronte di una difficoltà erogativa dell'ordinario, non le prestazioni ordinarie, esiste una bella attività intramegna, come Ma può guarda, esserci. è il 6% l'attività intramedia di tutte le Esatto. prestazioni fatte, che non è molto il 6%, che non è Quindi. molto, però, ti prego, cioè non diamo delle informazioni che poi magari possono essere equivocate. L'attività intramedia viene fatta al di fuori dell'orario di servizio, cioè non è fatta, cioè io non è che faccio l'intramedia. E invece di fare la visita a un paziente me la faccio a pagamento, no, io vi faccio le mie ore, le mie visite, secondo quelle che sono le visite in base ai tempari, che tra l'altro sono sempre più ridotto il tempo in cui io sto a confronto con un paziente. La relazione di cura diventa sempre di meno, perché per fare più visite col sistema pubblico si Certo, con le riduce ordinarie. sempre Sì. di più il costo. Quelle che io faccio, e ti dico io, ma io non le faccio, ti dico Sì, io in capisco. generale, Certo. è fatto al di fuori dell'orario Dell'orario di di. servizio. Cioè tu vieni, chiedi la mia prestazione, io ti dico signora venga oggi pomeriggio alle 7, ma lo faccio nel mio tempo libero, cioè io potrei Certo. andarmene a giocare a golf, potrei andarmene al cinema, oppure faccio la visita ambulatoriale, cioè io non sto sottraendo niente all'ospedale come orario. Non Certo. so niente come te, lo faccio nella mia vita privata, cioè questa è la cosa che deve essere capito Capito. come tipo di cosa. Quindi quando si dice le liste di attesa si allungano perché i medici fanno, ma non è così, perché una cosa è l'attività istituzionale, io devo fare 8 ore di ambulatorio, in quelle 8 ore quanto devo visitare? Un paziente ogni quarto d'ora? Il CUP, perché tutto passa attraverso l'azienda, mi dà il personale per riempirmi quelle 8 ore, perché io non è che posso vedere il paziente, gli do la mano, dico beh ciao, avanti un altro, almeno Certo, il minimo, cioè proprio il minimo sindacale per fare in modo che il paziente possa dire sì, in qualche modo mi ha visitato l'ammalato, e tu sai che noi visitiamo con molto scrupolo, anche se ci riducono i tempi, però oltre poi a un certo punto io non si può conosco te, so andare, che lavori molto, molto e cioè in maniera molto noi corretta. visitiamo quelle, a volte l'orario dell'ambulatorio finisce alle 2:30, noi siamo anche fino alle 3, fino alle Lo 3:30, so, sfido la gente a lo so. dire che non è vero, cioè al di là dell'orario di servizio, per finire le persone, perché non è che se io ho 10 minuti per visitare una persona, la visita in 10 minuti, se quella persona necessita di 20 minuti, io sto 20 minuti, perché ho di fronte un essere umano, cioè non è, cioè, non so se mi Certo, spiego, cioè certo. io sono un professionista, non sono uno che guarda l'orario, beh, ciao, chiude la serranda e se ne va. Franco, io ti devo intanto ringraziare perché questa è stata una bellissima chiacchierata, ma prima di lasciarti, perché vedo che è già arrivato il nostro editorialista Massimo Bonella, che saluto, a cui dovrò dare la linea fra un po', ti pregherei di dirmi giusto due parole sul contratto della sanità. Quanto cioè, aspettate che siete in dirittura di arrivo o ci vorrà ancora del tempo No, per. stiamo ancora mettendo in moto. Ah, quindi Stiamo ancora siete negli. mettendo in moto. E non sappiamo se con questo freddo la batteria
ci dà la possibilità di mettere in moto l'auto, quindi figurati. Cioè sono 9 anni che aspettiamo, quindi... Ah, beh, ma comunque entro quest'anno si dovrebbe, diciamo, raggiungere guarda, un obiettivo. Anche a livello, centrale è stato sollecitato da parte degli organi legislativi il fatto che non si può stare per tutto questo tempo senza contratto, quindi speriamo che lo recepiscano almeno le indicazioni della Suprema Corte, poi dopo... Va bene, Franco, io intanto ti ringrazio, sei stato come sempre gentilissimo. È stato un piacere parlare con te e farmi ascoltare dai colleghi nella speranza che abbiano condiviso le cose che ho detto. Speriamo di poterti avere nuovamente il nostro gradito ospite, Franco Lavalle, segretario di USSMO, è un acronimo che significa Universo Sanità Sindacato Medici Ospedalieri. E ti auguro buon lavoro, ti ringraziamo nuovamente anche, e ti saluto. Anche a te e saluto tutti voi, grazie. Perfetto, grazie Franco. E, cedo la linea, ciao Franco, e cedo la linea a Massimo Bonella, che Massimo ci sei? Sì, perfettamente, ecco, un saluto Massimo. A te Ugo e a tutti i radioascoltatori. Prego. Aspetta che ti presento perché io ho imparato a presentarti bene finalmente, editorialista di pianetaoggitv.net, correggimi se sbaglio. Sì, no, va bene, sì, editorialista, allora lo spieghiamo una volta per tutte ai nostri radioascoltatori. Allora io sono sì editorialista, proprietario dell'emittente in rete pianetaoggitv.net e altresì direttore della testata. Pianeta Oggi TV in collaborazione con RST Radio Science TV, radioscience.it. Bene, Massimo, ci sono delle notizie nuove di cui devi relazionarci? Allora, noi partiamo dunque con le anticipazioni di Istria Oggi, che andrà in onda alle 45 qui da Radio Science TV. Parleremo di Crevatini, mostra di Renzo Possenelli, poi a seguire Umago, festival I nostri nonni cantavano così, Lussi in piccolo, serata letteraria. E dopodiché abbiamo anche qualche notizia flash da due in particolar modo cittadine dell'Istria, della vicina Istria, da Isola e da Rovigno. Dunque, le 19.27, visto che abbiamo un minuto in più, ecco, vi ricordo anche la home page della nostra testata pianetaoggitv.net, da dove vi parlo, tra altre cose, quindi ci sarà l'editoriale dedicato alla, non so neanche io come chiamarla, all'energia della morte. Chiamiamola così, cioè il nucleare, un editoriale a cura del sottoscritto. Poi abbiamo il settimanale Pianeta Oggi Reporter, suddiviso in due parti, con l'intervista al filosofo Luciano De Bei, a seguire PTV Notizie in collaborazione con Pandora TV. 19.28 è tutto per le anticipazioni e per la rassegna stampa della homepage di pianetaoggitv.net da Venezia, quindi la linea torna nuovamente a Ugo Lombardi, a te. Grazie Massimo, sempre puntuale, sempre attento, ti ringraziamo, siamo sempre grati. E grazie a voi. Ripasso la linea al nostro regista Ugo Moreno per il saluto, se c'è da salutare ancora qualcuno, e per chiudere questa trasmissione che credo sia stata altrettanto interessante come la precedente. Spero che possa essere poi seguita dalla prossima trasmissione, dove mi auguro ci sia ospite un medico, abbiamo intervistato un medico del territorio, abbiamo intervistato un medico ospedaliero, speriamo di poter avere fra noi un medico funzionario, un medico comunque convenzionato, come si dice, esterno, e così ultimiamo magari una serie di interviste, così ci danno maggiori possibilità di comprendere che cosa sta accadendo. Ringrazio tutti gli ascoltatori e cedo la linea al nostro regista Ugo Moreno. Arrivederci. E ti ringrazio Ugo, io volevo solo ricordare che domani esce il numero di marzo della rivista di Radio Science, quindi la si può già trovare al www.sciencenews.it. Bene, con questo è tutto, possiamo chiudere qui, ringrazio ancora l'ospite, ringrazio ancora te e quindi a risentirci la prossima settimana. Buona continuazione. Arrivederci.